Vediamo oggi come far seguire alla nostra camera un oggetto. Ho fatto una piccolissima animazione con Mass FX dove c'è questa palla rimbalza, c'è uno piccolo spin iniziale giusto per cambiare un attimo le carte in tavola rispetto a cose perfettamente lineari. Costruisco una target cam, apertura più o meno quanto si vuole, adesso è fissa su 200, ma poco senso, 200 è per avere la sfera in primo piano. Clicco sul mirino e lo porto al centro della sfera. Anche a mano non è così importante. Se deve essere preciso, logicamente dobbiamo essere certosini in questa scelta. Ecco, per esempio così. Clicco sulla sfera e vado nel pannello motion. Avremo la sua traiettoria. Clicco su Convert to. La traiettoria diventerà una spline. Se esco fuori dal pannello la vedo subito. Clicco sul mirino, vado sempre nel pannello motion e clicco su Convert From. Ecco qui. Stesso numero di chiavi, le ore impostate, se sono poche o se sono tante. Dopodiché passo la vista dalla camera, con la sfera inquadrata in primo piano, e il mirino della camera seguirà la sfera. Se poi avete bisogno di muovere anche la camera, cliccate sulla camera stessa, sempre pannello motion, convert from anche lei, e vedrete esattamente quello che vede la sfera. In questo caso lo vedete dall'interno, quindi magari la spostate leggermente. Ecco qua. E cliccate play. E la vedete sempre in primo piano. Più o meno, logicamente, la traiettoria non coinciderà, ci sarà, la camera ballerà un po' su tutto, però potrebbe dare un'idea dinamica abbastanza interessante. Logicamente la traiettoria la potete, abbiamo seguito quella che avevamo, ma la potete scegliere come volete. L'idea che si alzi e si abbassi la telecamera dà molto più dinamismo all'immagine, come vedete qui. Il mirino segue fisso, mentre la telecamera rimbalza più o meno con la stessa legge che usa la sfera. Bisogna fare un mucchio di prove, però la cosa è abbastanza carina. Per essere sicuri della rotazione, vi consiglio di aggiungere una stupidissima mappa Cheeker. In questo caso potete farla da Mental Ray o da qualsiasi modo di rendering con un materiale standard, nel caso Diffuse. Caso una mappa Cheeker, l'applicate alla sfera, accendete perché si vede nella viewport, dopodiché andate avanti il play e capite anche come gira. Come cosa più avanzato sulla regia lo vedremo più avanti.